presentarvi un mini convegno che si è tenuto il 1° luglio del 2017 su un progetto che si chiama Fuori Classe. Un progetto che è stato proposto da un nostro consigliere comunale di Cornaredo, Marco Cardillo, e è stato proposto ed è stato fatto per 2 anni di seguito nel comune di Cornaredo. Sentirete in questo video la presentazione, vedrete le 2 dottoresse che hanno attivato questo progetto. È un progetto molto interessante che parla di formare degli studenti universitari per insegnarli a insegnare a dei ragazzini delle scuole medie un metodo di studio. Quindi non sono ripetizioni, non sono far fare i compiti, ma una cosa completamente diversa. Non gli diamo il pesce, gli diamo la canna per pescare. Noi vi invitiamo a vedere questo video, dura una cinquantina di minuti. Se siete interessati ad attivare questo progetto nel vostro comune e volete ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo della segreteria del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Lombardia. Grazie a tutti. Sono Cardillo Marco, sono il consigliere per il Movimento 5 Stelle a Cornaredo e sono, insieme al mio gruppo, l'ideatore del progetto Fuori Classe. Questo progetto ha la duplice funzione, quella di concedere uno strumento agli studenti delle scuole medie e nel frattempo dare una possibilità lavorativa e quindi formativa e quindi che faccia curriculum agli studenti universitari. L'idea quindi è stata di non sostituire, ma allargare la riunione settimanale dagli incontri formativi che abbiamo chiamati classicamente incontri tematici. E invito tutti i gruppi a farli. Abbiamo parlato di energie rinnovabili, abbiamo parlato di urbanistica sostenibile, mobilità e tutta una serie di argomenti che potete benissimo inserire, allargare, fare quello che volete. Abbiamo presentato anche il progetto Fuori Classe. L'ho sentito la prima volta da lui alla presentazione del gruppo di Turbigo, l'idea è sua, me lo sono segnato e l'abbiamo riproposto. Ho contattato la dottoressa. Il gioco era stato molto semplice grazie alla loro disponibilità, perché merito loro. È un progetto fantastico, basso costo, facile fattibilità. Le forze politiche di centro-sinistra non possono dire di no perché l'hanno attivato loro. Niente, adesso io do la parola a loro perché sono loro le artefici di tutto. Ok, allora io sono Antonella, sono una pedagogista e lavoro nell'ambito del sociale e dell'educazione da circa 20 anni. Mi occupo in particolare di disabilità, ma anche tanto di adolescenza e consulenze familiari. Allora, noi siamo appunto venuti a conoscere Emanuele. E dopo le varie richieste di permesso, tra virgolette, sono arrivata ad esporre un po' tutto il progetto di quest'anno. Come oggi c'è Giovanna Fungi, che invece si è occupata del progetto l'anno scorso è stato avviato un investimentale e come è andato quest'anno, direi che è il secondo anno sperimentale. Per cui magari lascio prima la parola. Allora, io sono Giovanna Fungi, sono cornaredese, sono una psicologa psicoterapeuta. Abbiamo preparato qualche slide che in realtà abbiamo raccolto sia dai report e dalle presentazioni dell'anno precedente e poi il report di quest'anno di Fuori Classe. Vediamo se funziona tutto. Sì, allora ecco, questo si riaggancia un po' a quello che è stato detto dal consigliere Cardillo, il razionale alla base di Fuori Classe. Dal mio punto di vista, l'esperienza di una psicologa psicoterapeuta che lavora nelle scuole, in
contesti di progetti di diverso tipo, tra cui Sportello ma non solo, in cui effettivamente diventava davvero molto forte la sensazione che questo contesto delle ripetizioni stesse un po' cambiando la sua natura, stesse diventando un po' un supporto alle famiglie che, poco presenti a casa, hanno bisogno di qualcuno che aiuti a fare i compiti e che quindi aiuti anche proprio dal punto di vista della gestione, dell'organizzazione, dal punto di vista psicologico ed educativo, lo sviluppo per esempio dell'autoregolazione, di tutte quelle competenze che sono fondamentali e che si apprendono nell'adolescenza e nella scuola media. Dal punto di vista degli studenti, effettivamente c'erano molti ragazzi universitari che lavoravano magari da tanto tempo con le famiglie, ma senza una formazione al regalare la famosa canna da pesca. Mi piace molto questa metafora, non l'ho mai usata, ringrazio, la utilizzerò. Perché è proprio così, in realtà a volte si creava una stampella, una volta tolta, il ragazzino rimaneva veramente privo di competenze e di strumenti. Ecco che nel contesto anche del curriculum per competenze cominciava a diventare più interessante aiutare i ragazzi ad avere un supporto più mirato. Quindi questo è un po', chiaramente poi anche dal punto di vista della legalità e di un lavoro che potesse andare a fare il curriculum ed essere retribuito. Ok. Quindi all'inizio del 2016 è stato attivato dall'amministrazione di Cornarello il prodotto fuori classe, funzionava in questo modo, vi vogliamo far vedere un po' alcuni aspetti chiave. All'epoca c'erano 6 tutor che sono stati selezionati dal comune e dai dirigenti scolastici. I tutor sono stati selezionati per materia, in realtà poi c'era solo un tutor per la matematica, mentre all'idea in origine ci sarebbe stato un tutor perplesso, perché a Cornarello in realtà abbiamo 2 scuole medie, una volta era una che è stata divisa, quindi era necessario avere una figura per entrambi. 4 pomeriggi alla settimana, poi il coordinatore che sono io, partecipato attraverso bando, e quelli erano un po' i miei compiti, la formazione, la supervisione, il coordinamento e la creazione della rete. Non so se avete avuto occasione di vedere il video che è stato linkato sulla pagina, l'abbiamo realizzato con i tutor proprio per spiegare meglio questo progetto e per identificarlo e differenziarlo rispetto a altri servizi che ci sono sul territorio, che hanno un loro funzionamento, come per esempio lo spazio compiti dell'oratorio, ma che lavora in modo diverso. Quindi l'idea che è stata pensata dal punto di vista formativo è di creare un contesto di tutoraggio focale. Tutoraggio focale viene un po' dal pensiero mio della terapia focale, insomma, qualche cosa che lavora su un focus e che questo focus sia concordato in modo anche maieutico tra tutor e studente. Anche i presidi avevano proprio l'idea che lo studente fosse una parte attiva all'interno del percorso, quindi che chiedesse in prima persona, chiaramente l'invito da parte dei docenti, da parte dei genitori è più che accettato, però si voleva stimolare anche un po' di consapevolezza, mi serve aiuto, in che cosa, quale tipo di aiuto, e questo già era diverso da dire mi siedo e arriva qualcuno che mi fa fare i compiti, cioè potete immaginare proprio la qualità diversa dell'esperienza. Sempre parlando con i presidi e con l'assessore Conto all'epoca, l'idea era stata quella, e la proposta era stata quella di offrire il servizio ad un target piuttosto specifico. Quegli studenti che avevano bisogno di passare da un 5 a un 6, oppure quegli studenti che avessero una caduta specifica in una materia. Quindi abbiamo cercato di circoscriverlo molto, proprio perché sapevamo che era una fase sperimentale, sapevamo che avevamo un tot di tempo e di risorse a disposizione, quindi abbiamo cercato di partire nel piccolo per poi vedere che cosa sarebbe successo. Infatti Annelida vi racconterà cosa è successo dopo. Abbiamo dovuto specificare, non è un dopo scuola DSA, quindi non sono tutor DSA come potrebbero essere quelli formati da Erickson, anche se alcuni aspetti sono in linea, non segue lo studente in modo più generalizzato a tempo indeterminato, quindi anche la questione del tempo era importante, si aggiunge e non si sovrappone ad altri progetti già funzionanti sul territorio. Come funziona
vado veloce qua, però appunto inizialmente l'idea era che lo studente si segnasse su un registro di prenotazioni. Quindi la domanda è mia, o magari mi viene suggerita, ma la formulo attivamente. C'è un momento di accoglienza strutturato, vi presenterò poi il materiale che abbiamo utilizzato, e che cosa succede. C'è un accordo tra tutor e studente su cosa facciamo, per quanto tempo, in che modo, quali sono le aspettative. E all'epoca noi abbiamo avuto un'affluenza veramente di massa all'inizio, un numero elevatissimo al quale abbiamo faticato a rispondere. Abbiamo fatto il video proprio per dare un'indicazione, un tutorial, si può dire, sì, rispetto a che cosa aspettarsi e come fare, cosa fare. Quindi il lavoro non era individuale, tutor studente 1-1, ma era piccolo gruppo oppure coppie, e quindi c'era tutto questo pezzo anche di cercare di organizzare in modo funzionale questo aspetto. Questo è l'aspetto invece legato alla formazione. Io ho avuto occasione di fare 10 ore di formazione con il tutor prima che il progetto partisse, e poi avevamo 2 ore al mese di supervisione con il tutor. Questo per me era un aspetto importantissimo per accompagnare e guidare l'approccio. Ed è stato importante specificare chi fosse il tutor. Tra l'altro, le persone che si sono presentate al colloquio erano persone magari con già delle esperienze nelle cosiddette ripetizioni. Quindi il lavoro di formazione è partito anche da capire che tipo di tutor sei tu, qual è la tua esperienza, qual è il tuo stile e come integrare la nostra proposta all'interno di quello che tu già sai fare e hai sviluppato. Uno degli aspetti fondamentali di riferimento teorico si riferisce al concetto di mindset. La growth mindset è un approccio all'apprendimento in generale, scuola, sport, sviluppo nel ciclo di vita, che riguarda il fatto che le difficoltà vengono viste come una sfida, come qualcosa che io ho voglia di affrontare perché ho delle risorse che posso utilizzare. Di solito si contrappone a una fixed mindset, che significa le difficoltà sono qualcosa che mi fa rimanere fermo, non sento di avere le risorse. Allora comincio a dire che il problema è l'insegnante, il problema è la scuola, il problema è la società. Dal punto di vista psicologico sappiamo che un locus of control interno, quindi io ho delle responsabilità in quello che faccio, magari può essere un po' più spaventoso, ma può anche darti quel senso di autoefficacia che è necessario sostenere la motivazione. Quindi questo. Cosa fa il tutor? Prima di tutto l'aspetto di pianificazione e struttura del lavoro. Dice ad alta voce quello che lo studente sta imparando a dire a se stesso, prima, durante e dopo il compito. Questo è un altro approccio importantissimo. Il dialogo interno. Voi sapete, avete esperienza del fatto che noi seguiamo i nostri processi dicendoci ok, adesso cosa faccio, cosa devo fare dopo, qual è la priorità, come è andata l'autovalutazione. Quindi non tutti. Dovrebbe per funzionare meglio, o magari non ce ne accorgiamo, ma è così che funziona, no? Ecco, effettivamente ti chiedo il suo commento perché noi pensiamo che sia importante potenziare la consapevolezza del dialogo interno. Come funziona però? Prima lo dice il tutor o colui che modella un comportamento ad alta voce, e il ragazzo si abitua a sentire questa cosa e la fa proprio. Odia i passaggi chiave, guida nell'identificare le nuove barriere. Questa è una parola classica dell'approccio all'inclusione. Una difficoltà, un ostacolo, una barriera che si può togliere, non sta dentro la persona, sta di fronte e va identificato. E insomma fa un po' da guida. Prima, durante e dopo, ora non voglio passare troppo tempo a darvi dei dettagli, però insomma ci sono dei ruoli specifici su cui abbiamo formato il tutor anche dal punto di vista della creazione del percorso, monitoraggio e conclusione della valutazione del percorso. I fondamenti sono, prima di tutto, attivare le conoscenze e il pregresso, quindi una frase che i tutor hanno allenato, perché abbiamo fatto dei role play, abbiamo cercato di formarli, dimmi una cosa di questo argomento che ricordi, che hai capito, quindi attivare le conoscenze pregresse. Partire dal senso di autoefficacia. È stato importante aiutare il tutor a capire che bisogna far fare per prima cosa una cosa in cui l'alunno riesce, perché è lì che costruisce
costruisco l'aggancio per cui l'altro avrà le energie per fare le cose in cui fa più fatica. Individuare gli ostacoli, quindi andiamo a vedere dove c'è una barriera, in modo chiaramente non giudicare. La struttura la rivediamo poi nelle schede di lavoro, il focus, quello che io vedo a scuola, lavorando con i ragazzi e lavorando con le persone. Intanto so dire quello che devo fare, mi è mai capitato di chiedere ai ragazzi che cosa vedo di conto e quanto sono competenti nel dire chiaramente quello che ci si aspetta da loro. Quindi aiutarli a dire quello che, insomma, l'insegnante si aspetta da loro. I passaggi, quindi cosa dobbiamo fare, e l'autocorrezione. Vi è mai capitato di sentire un ragazzo che dice ho finito di fare i conti? Sulla base di quali criteri mi puoi dire che hai finito? Che non c'è più voglia, che sei stanco, che hai voglia di andare da un'altra parte? O che sai dire che questo lavoro è concluso e stai lavorando? Quindi questo è un altro indicatore che abbiamo fatto insieme. Abbiamo chiarito le aspettative, quindi stavo guardando, no, stai seduta. Tutto il lavoro sugli aspetti metodologici non fanno fare conti. Questo è un aspetto, un aspetto hot, mi verrebbe da dire, da definire con le famiglie anche, perché concluderemo proprio con una domanda aperta anche a voi: fare fare i compiti o insegnare gli aspetti metodologici? Una domanda. I tutor attivano l'apprendimento di strategie da parte degli studenti, intervengono in modo focale, e poi c'è l'aspetto della relazione con i docenti, che è qualcosa che va ancora costruito e migliorato, perché al momento comunque fuori classe, all'epoca era situato dentro la scuola, quindi si utilizzavano le aree di spazio della scuola, gravava sulla segreteria parecchio l'aspetto organizzativo, quindi sono state prese delle decisioni diverse. Chiaro che l'interazione con la scuola sarebbe ottimale, perché le cose funzionano dentro la rete, altrimenti rimangono isolate. Ok, quindi questa era un po' la tabella del lavoro dei vari tutor, quindi 5 tutor che si spalmavano sui due plessi, chiamo ancora due plessi perché una volta uniti, sulle due scuole. Qui non si vede tanto, però è la scheda di accoglienza che il tutor ha davanti, aveva davanti ma anche adesso davanti, quando incontra lo studente la prima volta. Intanto un ciclo che si attiva di solito va dai 3 ai 5 incontri, chiaramente dipende da quante iscrizioni, quanto tempo e quant'altro. La prima parte riguarda la richiesta dello studente, quindi attivare di nuovo in modo maieutico con la domanda, diremmo in psicologia, no? Che cosa, in che cosa posso aiutarti? Il focus e la tipologia di prove vuol dire che se tu hai problemi in inglese io devo capire se stiamo parlando di reading comprehension, di esposizione orale, di produzione scritta. Presentazione dello studente, quindi non partiamo solo dai problemi, ma anche cerchiamo di capire se tu conosci quali sono i tuoi punti di forza, qualcosa che riesci a fare bene, e poi l'osservazione. Quindi il tutor propone un esercizio sulla base della domanda dello studente e osserva in modo, in quel momento, senza intervento, come lavora lo studente. Questa è una fase di assessment, potremmo dire, no? Di valutazione molto importante, ho sbagliato. Poi abbiamo il feedback, quindi cosa ho osservato, gli obiettivi che scegliamo insieme, i tempi, quindi quando ci vediamo e quant'altro, la modalità, il tutto spiega, guarda, lo facciamo così, cosa. E poi ci sono degli accordi, chiaramente, dal punto di vista, noi chiamiamo accordi, sono un po' regole, però se sono accordi sono condivisi, no? Quindi il materiale lo devi sempre portare, se no faccio fatica ad aiutarti, la puntualità e un approccio collaborativo. Questa cosa la facciamo insieme. Questo era un po' il momento di accoglienza. Il diario di bordo invece è una scheda che è stata creata sia per il tutor che per lo studente. Fondamentalmente è la storia del ciclo e l'idea è che poi scuola e famiglia avessero accesso, se desiderassero, a capire che tipo di lavoro è stato fatto. La scheda del lavoro per me è un aspetto essenziale, si ricollega a quella slide sulla struttura. Ogni studente ha a disposizione
tabella in cui nella prima parte scrivo la consegna, nella seconda descrivo o disegno anche con i graphic organizers il procedimento, cioè come svolgo questo esercizio, e poi c'è la guida per l'autocorrezione. Condividere di più con i docenti e con le famiglie è un altro aspetto che è importante, perché ci vuole la legittimazione, la comprensione fino in fondo. Per esempio, abbiamo fatto un incontro con i genitori a febbraio, quindi appena iniziato, per spiegare bene, ma per i genitori era estremamente difficile accettare che i ragazzi sarebbero stati attivi e che non avrebbero fatto tutti i punti. Quindi questo è un tema sempre molto aperto, l'urgenza è un'altra, ce lo possiamo dire con chiarezza, ma noi professionisti sappiamo che c'è un'altra urgenza sociale, che è quella di formare l'indipendenza, che forse richiede un po' più di tempo, un po' più di lavoro per tutti. Quindi abbiamo fatto il video, abbiamo dovuto gestire le assenze, perché chiaramente ci sono quegli studenti che si fanno un giro al parco piuttosto che venire, allora devi chiamare a casa, verificare tutto quanto. Quindi anche questi aspetti sono abbastanza importanti. Sulle azioni future serviva un aiuto nell'organizzazione, cercare di parlare di più con le famiglie, con le scuole di questo progetto, incontri aperti e anche raccolta di suggerimenti, cosa che chiuderemo anche a voi. Questo non lo commento all'ultima slide, insomma, noi pensiamo, Fuori Classe pensa, che si debba intervenire in questo modo, che sia un'altra cosa rispetto al far fare i compiti e ad accompagnare i ragazzi che effettivamente a volte si sentono soli, quindi uno non esclude l'altro, ma che noi vorremmo focalizzarci su questo perché è la nostra competenza. Vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola a Annalisa. Sì. Vedete il logo del Comune di Cornarello e di tutti i servizi che la cooperativa in cui faccio parte che ha partecipato al bando. Dopodiché una volta vinto il bando, a differenza dello scorso anno in cui l'assunzione dei tutor è stata fatta da scuola e comune, quest'anno invece è stato chiesto a me di partecipare alla selezione insieme ai servizi comunali. Per cui abbiamo fatto il colloquio di selezione dei tutor e abbiamo scelto tutor, che poi erano tutti quelli che avevano fatto un anno, sette tutor che hanno a disposizione 70 ore di lavoro. I tutor sono stati formati come lo scorso anno, a differenza dello scorso anno che sono state 10 ore di formazione, quest'anno le ore sono state 6, su tutti gli aspetti metodologici di impostazione proprio dell'attività. Prima dell'avvenimento del progetto c'è stata questa parte di formazione. Il progetto che sarà durato da gennaio a giugno, per cui dall'inizio dell'anno nuovo. Il comune in tutto questo lasso di tempo ha partecipato attivamente dando in tutto il supporto di cui avevo bisogno in itinere, per cui ad esempio avevo bisogno di un'aula in più perché quel giorno c'era più tutto che dovevo lavorare, che sono rimaste sui presenti di corte di Giovanna, e allora ci mette a disposizione l'aula per l'equipe e tutta un'altra serie di cose pratiche che man mano si sono rese necessarie. La scuola invece si è attivata soprattutto all'inizio anno con la comunicazione a tutte le famiglie dell'attivazione del progetto e con il passaggio di una circolare scolastica. I plessi sono sempre due, come quelli di Giovanna, e devo dire che la grossa differenza, la grossa, aspetta, la grossa differenza quest'anno è stata che c'è stato un cambio, ma deciso già a priori di sede del servizio, mentre l'anno scorso il servizio si svolgeva all'interno delle scuole, quest'anno invece il comune ha deciso di attivarlo all'esterno, in particolare negli spazi delle due biblioteche di Cornarello. Questo perché? Perché si voleva dare una caratterizzazione molto specifica del progetto, per cui si voleva dare significato al fatto che Fuori Classe non fosse uno spazio compiti, come già ce ne sono attivi su Cornarello, ma fosse un servizio diverso. Okay? Questa un po' è stata l'idea
iniziale su cui poi si è fatto lavorare e che poi ha creato tutta una serie di conseguenze. La differenza anche rispetto all'anno precedente è che si è utilizzato per l'iscrizione un modulo online che è stato messo sul sito del comune e le famiglie, quest'anno le famiglie scrivevano i propri figli al servizio con le casse, dovevano compilare il modulo online. Poi è rimasta comunque la possibilità cartacea, per cui la scuola ha consegnato anche il modulo cartaceo e le famiglie poi andavano a consegnarlo in una delle due biblioteche. Quindi queste due modifiche hanno creato un po' anche una differenza rispetto allo sviluppo del progetto dell'anno scorso. Lo spostamento delle sedi probabilmente ha creato una diminuzione della richiesta di iscrizione e in più su Cornaredo è molto attivo uno spazio compiti che è quello nel oratorio. Tante famiglie quest'anno hanno deciso di andare all'oratorio, okay? Quindi un po' come diceva Giovanna, no? Bisogna un po' decidere se vogliamo comprare il pesce o la canna da pesca ai nostri figli, no? Per cui un po' anche il fatto di non essere più all'interno della scuola probabilmente ha creato un po' di disagio a livello familiare per gli accompagnamenti. Abbiamo i figli con delle votazioni negative e sono state sollecitate a iscrivere proprio i figli al servizio. Non sono arrivate, sono arrivate 5-6 famiglie. Dopodiché abbiamo deciso continuare i cicli con tutti quei ragazzi che avevano più necessità, okay? Per cui abbiamo continuato a seguire anche diverse materie, ragazzi con disabilità o con studi dell'apprendimento. Fortunatamente quest'anno ci sono stati dei tutor che alcuni avevano già finito l'università, stavano già lavorando e avevano già avuto esperienze anche con la disabilità e gli studi dell'apprendimento, per cui abbiamo avuto un po' la fortuna anche di avere questi tutor che erano già in parte formati rispetto a questa tipologia di problematiche. E ovviamente anche quest'anno sono state molto importanti le equip mensili dove appunto i tutor avevano modo di confrontarsi tra di loro anche rispetto alle diverse metodologie che utilizzavano e abbiamo potuto parlare meglio nel dettaglio penso rispetto all'anno scorso che invece si è lavorato molto più in gruppo proprio per la memoria anche di discussioni che ci sono state, abbiamo potuto parlare molto più nel dettaglio di ogni singolo ragazzo. Lui come questo ragazzo avesse un'equipe dietro, quindi per loro è stato molto importante. Anche noi abbiamo utilizzato gli strumenti di lavoro, allora io devo dire che ho mantenuto come linea teorica quella che mi ha costato Giovanna, che per me è ottimale, e quindi ho solamente fatto delle piccole modifiche sulla modulistica che abbiamo utilizzato, che vi ho fatto vedere lei prima, ad esempio vale in mente nella scheda dell'accoglienza, i ragazzi, i tutor segnavano anche se il ragazzo era arrivato da solo o accompagnato dalla famiglia, perché questo già era un primo segnale, okay? Quindi nel momento in cui arrivava anche la famiglia riuscivamo subito anche a capire tutta una serie di cose che magari nella scheda di iscrizione non avevano scritto. Perché magari alcuni ragazzi che avevano delle certificazioni vuote, per intenderci, nella scheda di iscrizione, dove al termine c'era uno spazio per le note, per segnalare delle cose, non avevano scritto nulla. Mentre quando si sono presentati il primo incontro, invece hanno spiegato che il proprio figlio aveva delle difficoltà. Okay? Quindi è stato importante il contatto con alcuni genitori in questo senso. Altri invece sono proprio visti ed è stato molto difficile anche contattarli o telefonicamente o via mail. Anche che come diceva Giovanna, il contatto con le famiglie ha creato un po' più la sicurezza, nel senso che ci sono stati alcuni ragazzi che non sono arrivati agli appuntamenti, per cui noi subito abbiamo chiamato la famiglia e la famiglia a volte lo sapeva, si era dimenticata di comunicarcelo, a volte non lo sapeva. Se l'abbiamo visto,
quest'anno che nel momento in cui abbiamo deciso di aprire il fuori classe a tutte le tipologie di ragazzi, e abbiamo visto anche che i numeri lo permettevano, abbiamo deciso di non tenere più la suddivisione per ambiti che era stata fatta inizio progetto, quindi ogni tutto si dedicava a un ambito specifico, ma abbiamo deciso di lasciare un tutor con ogni ragazzo, per cui quel tutor si occupava di tutti gli ambiti di cui aveva bisogno il ragazzo. Questo abbiamo detto prima, siamo riusciti a fare anche più scippi. Allora, le criticità sono state quella della raccolta delle informazioni, un po' come vi accennavo prima, con le famiglie, ma anche con le scuole, nel senso che quest'anno è stato molto difficile anche il rapporto con le scuole, mantenere dei contatti con le scuole durante l'attivazione del fuori classe. Io sono riuscita ad avere un solo incontro durante l'anno quando ho fatto il punto della situazione a marzo. E stessa cosa con i docenti. Le poche iscrizioni rispetto a quelle preventivate hanno causato all'inizio un po' di destabilizzazione, ma poi ci siamo spessati tranquillamente con i ragazzi che si sono iscritti. Devo dire fortunatamente, perché se avessimo avuto le iscrizioni dell'anno scorso con la tipologia di ragazzi che si sono iscritti quest'anno, non saremmo riusciti a lavorare bene. Poi tutto, nessuno di tutto quest'anno, proprio per l'esibilità delle iscrizioni, è riuscito a raggiungere le ore preventivate, che erano 70, massimo 75, sono stati tutti sotto le 70, comprensive di formazione e di FIT. Ecco, questi sono poi i dati generali di quest'anno, hanno aderito al progetto 42 ragazzi, 18 hanno frequentato più cicli, di massimo 5-6 incontri. A livello di richiesta durante le iscrizioni sono stati richiesti tutti gli ambiti, soprattutto quello letterario e quello scientifico. A differenza dell'anno scorso, nell'ambito linguistico, quest'anno è stato chiesto anche lo spagnolo, oltre all'inglese, e diciamo che sono. I tutor hanno avuto la fortuna di poter lavorare, come dicevo, un rapporto individuale. Abbiamo avuto sicuramente 5 ragazzi con certificazione, dico sicuramente perché secondo le nostre osservazioni qualcuno aveva le certificazioni, avrebbe avuto le certificazioni, e quindi non siamo sicurissimi che siano stati effettivamente 5. Ci sono stati diversi ragazzi stranieri, in particolare due di questi hanno avuto molto bisogno, in quanto avevano veramente difficoltà a capire la lingua, per cui è stato fatto anche un lavoro di avvicinamento alla lingua italiana. Invece altri ragazzi stranieri erano, sembravano più italiani di alcuni italiani, per cui non abbiamo avuto problemi. E il totale delle ore di tutor è stato 415, e appunto il fatto che accennavo prima che molti ragazzi sono arrivati da soli, e una rilevanza dell'iscrizione delle classi prime rispetto alle altre. Okay. Ecco, dopo la chiusura del progetto, io ho già avuto gli incontri di restituzione sia con i due dirigenti scolastici che con l'assessore Manfredi, e un po' le idee pensando allo sviluppo per l'anno prossimo sono quelle prima di tutto di calendarizzare gli incontri di organizzazione di unità di verifica con referenti comunali e referenti scolastici, che è fondamentale. Una predisposizione di modalità specifiche di confronto e di contatto tra i tutor e i docenti e i coordinatori di classe, perché quest'anno ad esempio i tutor, essendo fuori dalla scuola, non sono riusciti mai a entrare in contatto con i docenti e ad avere alcune informazioni che potevano essere molto utili. Modalità concordate di organizzazione del servizio, pianificazione di almeno due incontri con le famiglie che rispetto all'anno scorso non sono stati fatti,
infatti la scuola ha deciso di mandare solamente le circolari e invece sarebbe ideale presentare all'inizio del corso il progetto e a chiusura la distribuzione del progetto. E poi la valutazione di un'ipotesi di un rientro nelle sedi scolastiche, anche se c'è un grosso punto di domanda sia da parte della scuola, come diceva Giovanna, avrebbe molto carico, e i ragazzi invece che hanno risposto tutti ad una serie di domande, una specie di questionario di soddisfazione semplificato, la maggior parte dei ragazzi invece ha preferito rimanere al di fuori della scuola proprio per avere un altro ambiente, un altro contesto. Quindi rimanendo fuori dalla scuola però bisogna concordare e pianificare tutta una serie di modalità di rete, perché altrimenti diventa complicato poi gestire bene il progetto nella sua totalità. Ecco la domanda ci puntava Giovanna, quindi l'importante è chiederci proprio se rispondere a un'urgenza, che è quella di fare i compiti, cioè subito, eccetera, oppure creare le competenze. Quindi ovviamente avete capito da che parte siamo noi, anche io lavorando da 20 anni in ambito educativo è fondamentale dare autonomie a tutti i livelli, quindi da ragazzi con disabilità di studi dell'apprendimento o no, in ogni caso per ciascuno di noi è fondamentale avere delle autonomie, perché altrimenti dipendiamo sempre da qualcun altro. E, i ragazzi, devo dire che questa cosa, i ragazzi di quest'anno l'hanno capita, cioè hanno capito la differenza tra andare a fare i compiti e venire a fare in classe a imparare un metodo di studio. Hanno capito che rispetto a quando sono arrivati hanno imparato ad esempio solamente a selezionare delle cose importanti sul testo, cosa che prima guardavano e dicevano oddio, cos'è questa roba? Ok, sì. No? Mentre adesso sono capaci di focalizzare delle parole chiave e anche di creare dei schemi o delle mappe concettuali, cosa che prima non erano in grado. Tutti i ragazzi che ci sono stati quest'anno, allora io ho informazione che sono stati tutti promossi, tranne uno che era in una situazione criticissima e che ha iniziato a partecipare fuori classe l'ultimo mese e mezzo, per cui ha avuto veramente pochissimo tempo, ma aveva tante insufficienze, ma poi ci si collega anche a questo discorso del contesto di provenienza, del contesto familiare, eccetera. Quindi ci si può agganciare a tantissimi altri discorsi che vanno un po' anche al di fuori del fuori classe.